importanti, è quotidiano, è sempre più presente nella collettività in collaborazione con tutte le altre forze di polizia e con tutte le altre istituzioni dello Stato. È un contributo che spero sia sempre più visibile, sempre più portato alla visibilità. Mi auguro fortemente che ci sia sempre una maggiore apertura verso l'esterno e verso la collettività per far conoscere ancora di più quello che è il lavoro del poliziotto penitenziario. I dati sono molto importanti, parlano di uno stabilizzarsi più o meno sui 480 detenuti presenti all'interno dell'istituto negli ultimi mesi. La presenza della popolazione detenuta femminile si aggira più o meno sulle 26 unità, tra le 25 e le 30 unità. Molti sono le traduzioni che vengono fatte sia per ragioni di giustizia, sia per ragioni sanitarie, sia per trasferimenti vari nei vari istituti della penisola. In questa attività di osservazione e controllo da parte del personale ci siamo accorti di comportamenti particolari e con delle continue perquisizioni sempre più incessanti è stato permesso di rilevare anche due telefoni cellulari che erano occultati in maniera davvero, davvero difficile da rinvenire all'interno delle sezioni. E per questo va dato ampio merito ai sottufficiali, agli agenti e agli assistenti che hanno rinvenuto questi oggetti non consentiti all'interno dell'istituto. Oltre al rinvenimento di sostanza stupefacente, in diverse occasioni in cui una, ecco, come citavo nel mio discorso, di 20 grammi di hashish occultata da un familiare di un detenuto. Il problema del terrorismo islamico comporta un'osservazione molto capillare da parte del personale, molto capillare e discreta. Da parte del personale in servizio, in base a delle indicazioni che vengono date dal Dipartimento, vengono osservati ovviamente tutti i detenuti presenti per vedere se effettivamente ci sono una tendenza a radicalizzarsi, okay? O come viene svolta l'attività invece del culto islamico. Perché la maggior parte, e questo c'è da dirlo, la maggior parte dei detenuti presenti praticano il culto islamico nel rispetto di quelle che sono le regole. In questo periodo, oltretutto, c'è Ramadan e viene svolto nel rispetto di quelle che sono le regole. Non significa che in istituto ci sono tanti integralisti islamici. La nostra è un'osservazione finalizzata a vedere se effettivamente ci possono essere degli elementi che possono far pensare a una certa propensione, una valutazione da parte delle autorità competenti.